Questo programma è offerto da Officine.pro. Metterci alla prova conviene. Amici del karting, tenetevi veramente forte perché oggi vi aspettano grandi emozioni. In questa puntata vi mostreremo due delle gare che hanno animato la 25esima Winter Cup di Lonato, andata in scena presso il South Garda Karting. Tra poco faremo partire le immagini, prima però salutiamo la nostra kartista per eccellenza, Benedetta Pettinari. Buonasera, buonasera a tutti. Ragazzi, vi anticipo soltanto che a fine puntata avremo in collegamento telefonico Giuseppe Palomba, Bayer Lart, che ha dominato la gara nella categoria KZ. Esatto, la Winter Cup, la 25esima Winter Cup, fa il pieno di iscritti sul tracciato del South Garda Karting di Lonato. 305 piloti nell'elenco provvisorio nelle quattro categorie, KZ2, OK, OK Junior e Mini Rock, per la gara inaugurale della stagione 2020. Noi di GoKart TV ora vi mostreremo la gara della categoria OK. Ragazzi, allacciate le cinture, si parte. Vai! Sempre molto elaborata in questa fase la procedura di partenza. We are ready to start with Travis Anutto and Antonelli in the first line. Luci rosse che si spengono, partenza valida! E quindi possono scatenarsi i piloti della categoria OK. Massima attenzione alla prima serie di curve, sempre molto molto importante. Si volta subito, ma attenzione al margine già piuttosto deciso di Lorenzo Travisanutto davanti ad Andrea Chimi. Antonelli, vogliono fare la storia Antonelli e Travisanutto, arrivare a quota 3 vittoria alla Winter Cup. In seconda posizione Lorenzo Travisanutto alle sue spalle. Massima attenzione perché non ci sono certezze, c'è Robert De Haan ad inseguire Lorenzo Travisanutto con il numero 218 Luigi Coluccio in terza posizione, Antonelli addirittura in settima piazza. Partenza disastrosa per il pilota della KR Yame, che non è riuscito a mantenersi in scia con Lorenzo Travisanutto, e adesso tutta da costruire la rimonta di Andrea Antonelli. Occhio però davanti, perché Robert De Haan sta cercando di andare all'attacco di Lorenzo Travisanutto. Italia-Olanda nelle prime due posizioni, il tentativo all'interno da parte di Robert De Haan che prova a portarsi davanti, tocca addirittura Lorenzo Travisanutto che risponde facendo le spalle larghe all'olandese. Vedremo se il contatto avrà creato qualche difficoltà, qualche problema ai due kart protagonisti di quanto accaduto. È uscito per un attimo dall'asfalto l'olandese, che è tornato nuovamente in traiettoria alle sue spalle con il numero 218 Luigi Coluccio, molto molto pericoloso in questa fase. Prova a riportarsi sotto l'olandese Robert De Haan a Lorenzo Travisanutto, che deve cercare di accelerare ora, perché altrimenti dietro arriverà un olandese piuttosto arrabbiato. Ora aspetterà di portarsi molto più vicino all'italiano. 48.022 per Travisanutto, 47.946 per De Haan, che si infila all'interno. L'attacco di De Haan che va in prima posizione e alza anche la mano destra con un fare tutt'altro che amichevole nei confronti di Lorenzo Travisanutto. Gli ha rispedito al mittente quanto subito a suo dire
nei confronti del primo tentativo d'attacco. We have a new leader from Netherlands, Robert Hanna. Andrea Chini Antonelli. Pay attention, Andrea Chini Antonelli. 47 seconds, 614 best lap, 47 614, ha girato 4 decimi più veloce di tutti. Andrea Chini Antonelli in quinta posizione. Davanti però Robert De Hanna, attenzione perché sta accelerando. Era 311 millesimi il vantaggio al giro precedente, che sono diventati 328, e ora visivamente sembra essere ulteriormente incrementato il vantaggio dell'olandese sul pilota italiano. Alle sue spalle gran bagarre con Turney, Coluccio e Antonelli. Occhio a quest'ultimo perché sta facendo registrare giri record. Certo è che anche lì davanti Robert De Hanna non può abbassare la guardia, perché dietro c'è l'attacco. Attacco formidabile da parte di Joseph Turney nei confronti di Lorenzo Travisanutto, con Andrea Antonelli che si riporta vicino. E allora nuova situazione. A new situation on the top of the race. De Hanna, Turney, Travisanutto, Antonelli, Coluccio. This is a top 5. Hilbrand, Bedrin, Barnard, Van Hoepen, Villa. This is a top 10. E in tutto questo guadagna Robert De Hanna, che si porta a 677 millesimi di vantaggio. From Great Britain, he started in place number 11 and now is in second place. Attenzione davanti, Joseph Turney, the new leader from Great Britain. Robert De Hanna, second place from Netherlands. Third place Antonelli and Travisanutto. Incredibile gara d'attacco da parte di Andrea Antonelli per il secondo posto, con Robert De Hanna infilato nel giro di pochi attimi. E allora cambia nuovamente la situazione davanti a tutti, con il numero 232 Joseph Turney in seconda posizione. Il ruggito tricolore per andare a scalare un posto in questa graduatoria da parte di Andrea Chini Antonelli. In terza posizione invece, con l'obiettivo di rimanere incollato a chi sta davanti, Loris Travisanutto. Lap number 20, stiamo nella corsa del ventesimo giro, totale 22 i giri da affrontare. Qui c'è il tentativo in fase avanzata di sorpasso, ci prova Loris Travisanutto, che va in seconda posizione. We have a new second place, Loris Travisanutto, and for the first place, Joseph Turney. Lap number 21, passa Turney con Travisanutto, Antonelli, De Hanna, Hilbrand in quinta posizione. Ultime fasi per Joseph Turney. Tony Kart Vortex, secondo posto al momento per Lorenzo Travisanutto. In terza posizione sta spingendo a tutta Andrea Chini Antonelli, nel tentativo di balzare davanti al connazionale Travisanutto. Davanti c'è Joseph Turney, ultima curva prima del traguardo per Joseph Turney, che va verso la bandiera a scacchi. Joseph Turney, the winner is the number 232, Joseph Turney. Lorenzo Travisanutto, second place, seconda posizione per il pilota italiano. Terzo posto per Andrea Chini Antonelli. Joseph Turney, la soddisfazione di questa vittoria. L'abbraccio per Joseph Turney, che porta a casa il primo posto. A premiare Antonio Giovinazzi, pilota Formula 1. Dunque un onore per questi giovani piloti ricevere dalle mani di un campione come Giovinazzi il trofeo per il terzo, per il secondo e la Winter Cup. A Joseph Turney, che solleva al cielo di Lonato la Winter Cup.
Ragazzi, che gara! Come abbiamo visto, doppietta Tony Kart, terza posizione invece per Andrea Chimi Antonelli, che scattava dalla prima fila. Nei primi giri era retrocesso fino all'ottava piazza, poi il bolognese è stato autore di una vera e propria rimonta. Ragazzi, noi andiamo un attimino in pubblicità, voi tenetevi forte perché al nostro rientro tanta KZ. A tra poco. Signori, benvenuti a bordo, il viaggio può iniziare, mettetevi comodi. Nini Virta, velocità, sicurezza, affidabilità e tanta attenzione alle vostre merci in tutta Europa. Parco mezzi di ultima generazione a bassissimo impatto ambientale. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede con consegne in tempi rapidissimi. Dal 2007, magazzino gestito con sistema radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Nini Virta, la prima azienda in Italia a utilizzare camion con portata da 10 a 15 tonnellate con trazione 100% elettrica. Nini Virta, da oltre 30 anni tagliamo traguardi vincenti insieme a voi. www.ninivirta.it. Ci prendiamo cura noi della tua auto. Ma i ricambi sono di qualità originale equivalente? Certo. Ma da Punto Pro la garanzia della casa auto viene mantenuta? Naturale. Officine Punto Pro, metterci alla prova conviene. Garantisco io. Il tuo sogno in pista propone a tutti gli amanti del brivido e della velocità una possibilità unica. Diventa pilota per un giorno e prova anche tu, presso il mitico circuito della Formula 1 di Monza, le performanti Lotus marchiate il tuo sogno in pista. Vuoi stupire? Acquista le gift card personalizzate del tuo sogno in pista, regalerai una giornata di pura adrenalina. Diversi sono i pacchetti che vengono proposti, dal giro singolo a turni in pista da 25 minuti. Per avere tutte le informazioni e le date disponibili, www.iltuosognoinpista.it. E ancora tanto karting in questa puntata dal respiro internazionale. Dalla categoria OK, ora ci catapulteremo nella classe regina di giornata, la KZ. Esatto, in questa categoria, pensate ragazzi, ci sono i campioni di questa disciplina, ossia i migliori al mondo. Non per niente è la classe regina, la KZ. Io direi di far partire le immagini, ma voi state naturalmente connessi con noi perché a rientro in studio avremo al telefono Giuseppe Palomba. Possono partire le immagini. Palomba e Longhi in prima fila, pronti a scattare allo spegnimento delle luci rosse. Si parte, buona la partenza con Riccardo Longhi, che è riuscito a balzare in prima posizione in quella che è stata una partenza tutt'altro che scontata, serie di situazioni difficili da decifrare. Davanti sta spingendo come un forsennato e fa bene Riccardo Longhi in prima fila. Longhi, Palomba, Iglesias, Irlando, four Italian drivers on the top of the race, quattro piloti italiani per quanto riguarda questa prima parte. Intanto una warning flag per Arthur Carbonet. Grande battaglia alle spalle di Riccardo Longhi, numero 109, con una serie di sorpassi e controsorpassi che lo stanno inevitabilmente avvantaggiando. C'è un'altra warning flag per il pilota numero 127, Paul Evrard, mentre davanti Longhi, Palomba, Iglesias e Irlando stanno spingendo a tutta. C'è già un buon margine tra i primi sette piloti e il resto degli inseguitori, con Jean Louillet, Gustafsson, Renaudin e Petit a seguire, poi Payne, Dalé, Kosarev, Chubarov, Viganò, Trefilov, Evrard, Habulin, Buran, Dante, Sjöqvist, Carbonet, Törqvist, Marsella, Piccini, Lindvall, Giannoni e via via tutti gli altri. 720 millesimi in precedenza sono diventati 729, ha incrementato Riccardo Longhi grazie al record nel terzo settore
13.841 nel terzo settore del circuito di Nonato contro i 13.921 per Giuseppe Palomba. Siamo ora nella corsa del nono giro, lap number 9, Riccardo Longhi is the leader. Duello che si infiamma tra i leader lì davanti, Riccardo Longhi e Giuseppe Palomba. Longhi aveva 534 millesimi al giro precedente di vantaggio. Vediamola adesso la differenza, 5.34 che vanno a 4.32. Altro decimo guadagnato, la caccia sta per arrivare a destinazione con Palomba che ha nel mirino Riccardo Longhi. Dietro perdono invece terreno Irlando e Iglesias. Il primo a 1.043, il secondo a 1.237 da Riccardo Longhi, insidiato sempre più da vicino da Giuseppe Palomba. Aggancio quasi completato tra Riccardo Longhi e Giuseppe Palomba. Giro record per Matteo Viganò, intanto 46.815. Sta girando velocissimo Viganò, che non ha traffico davanti a sé, o meglio non è costretto a lottare per le posizioni di testa, suo malgrado. Sorpasso intanto alle spalle di Longhi e Palomba con Jeremy Iglesias che ha battagliato e superato Alessandro Irlando. Ora Riccardo Longhi e Giuseppe Palomba hanno girato con lo stesso tempo, 47.233 Longhi, 47.232 Palomba. Della serie Longhi non molla fino alla fine, guarda alle sue spalle, ora la staccata lunga e si porta sotto proprio Palomba nel tentativo di andare ad attaccare il suo diretto rivale per la prima posizione. Serie di accenni d'attacco, attenzione all'interno, si fa vedere in qualche modo con il numero 114 Giuseppe Palomba con Riccardo Longhi davanti, incredibile. Riccardo Longhi e Giuseppe Palomba che è passato al comando con un'azione decisa e piuttosto importante con 169 millesimi di vantaggio. We have a new leader, Giuseppe Palomba. Palomba e Longhi, 351 millesimi tra i due, cresce il distacco in questa fase con il tentativo da parte di Longhi di rimanere a contatto con Palomba, quest'ultimo però non ne vuole sapere e spinge ulteriormente sull'acceleratore. Giuseppe Palomba con Riccardo Longhi in seconda posizione e Jeremy Iglesias in terza. Palomba, Longhi, Iglesias per le prime tre posizioni, grande traffico e ora 415 millesimi, ultimo giro, final lap. Palomba, Longhi, Iglesias, Irlando, Renauden, il primo dei non italiani, in quinta posizione il francese, davanti spinge Giuseppe Palomba, numero 114 inquadrato dalle telecamere, che va con decisione verso quella che potrebbe essere una vittoria importante. Alle sue spalle ci ha provato in tutti i modi Riccardo Longhi, attenzione il tentativo lì davanti, non c'è spazio però, non c'è possibilità con il numero 114 Giuseppe Palomba. All'ultima curva senza particolari insidie va verso il traguardo Giuseppe Palomba che porta a casa la Winter Cup davanti a Riccardo Longhi, Jeremy Iglesias, Adrien Renauden e Alessandro Irlando. Giuseppe Palomba, numero 114, porta a casa un importante risultato, abbraccioni per lui nella zona del controllo per quanto riguarda il kart. Belle soddisfazioni per Giuseppe Palomba che ha lottato fino all'ultimo con Riccardo Longhi, sicuramente una delle più belle sfide, con il terzo posto anche di Jeremy Iglesias. Lo vediamo qui, Giuseppe Palomba e Riccardo Longhi, Birel Art Racing, terzo posto per Jeremy Iglesias, Formula K Racing Team, Adrien Renauden, Sony Kart, Alessandro Irlando, Birel Art Racing, Jean Nombleau, CPB Sport, tutto italiano il podio di questa KZ2.
il primo posto, il vincitore della Winter Cup 2020, 25esima edizione, Giuseppe Palomba. The winner is Giuseppe Palomba. Italy Winter Cup 2020, edition number 25. Premiazioni che dunque possono avere luogo sul podio del South Garda Karting. Ospiti e premiatori d'eccezione: Antonio Giovinazzi e Andrea Iannone per quanto riguarda Formula 1 e MotoGP, rappresentanti di grande spessore che hanno dato lustro e continuano a dar lustro al nostro paese nei circuiti più importanti di tutto il mondo. Chiaramente un grande onore anche per i piloti premiati in questa fase: Giuseppe Palomba, Riccardo Longhi e Jeremy Iglesias ricevere dalle loro mani i trofei. Un grazie chiaramente da parte dello staff del South Garda Karting anche ad Antonio Giovinazzi e ad Andrea Iannone. Il podio della KZ2, terzo posto Jeremy Iglesias, secondo Riccardo Longhi, primo posto vincitore della Winter Cup Giuseppe Palomba. Trofeo consegnato, foto di rito anche con i due big, Iannone e Giovinazzi. Ed ora con grande piacere diamo il benvenuto a Giuseppe Palomba, trionfatore della corsa. In collegamento per noi. Eccolo qua, sentiamo se c'è. Sì, eccomi, buonasera a tutti. Giuseppe, buonasera, come stai? Buonasera, tutto bene, grazie, tutto bene. Allora, noi abbiamo appena rivisto le immagini bellissime di questa finale della KZ, marchiata 25esima Winter Cup. Scattavi dalla pole position, Giuseppe, ma abbiamo visto che Riccardo Longhi subito ha avuto un balzo migliore del tuo e quindi all'inizio hai dovuto un po' stare al suo gioco. Sì, diciamo che non me l'aspettavo. Ho fatto sempre belle partenze, ma diciamo quella, in quella partenza della finale Riccardo è scattato un po' meglio, mi sono dovuto accodare dietro di lui. Poi man mano diciamo che ho aspettato un po' dietro di lui mentre si calmavano le acque, perché sappiamo che è una gara molto importante e ho trovato il momento giusto per attaccarlo. Esatto, infatti Benedetta ti deve fare una domanda a tal proposito. Sì Giuseppe, infatti abbiamo visto che Riccardo Longhi sembrava che potesse scappare ad un certo punto della corsa, invece sei riuscito a recuperarlo e sorpassarlo. Sì, c'è stato un momento in cui Iglesias, che era il tetto dietro di me, mi ha cercato di sorpassare e ho perso un po' di tempo, un po' di margine da Riccardo Longhi. Poi man mano c'è stato un momento in cui ne avevo molto di più e sono risalito molto forte e l'ho sorpassato. Ecco, dimmi la verità Giuseppe, quando hai visto che Riccardo Longhi, tra l'altro ricordiamo tuo compagno di squadra, ha preso quei metri di vantaggio, pensavi di riuscirlo a recuperare oppure hai detto caspita qui non ce la faccio? Diciamo che ho pensato che sicuramente era molto difficile, perché Riccardo andava molto bene in quella pista e durante tutto il weekend, però man mano vedevo che riuscivo a prendere qualcosina e ci ho creduto fino in fondo. Esatto, ecco, non è molto che sei pilota ufficiale Birel Art, però i successi sicuramente non sono tardati ad arrivare per te. Ricordiamo anche a fine 2019 la vittoria nella WSK ad Adria. Sì, infatti questa è la terza gara a cui partecipo, ho vinto già due, d'altronde di un livello molto, molto alto, quindi non posso che essere felice e ringraziare il mio team che mi ha dato la possibilità di mettermi in mostra. Ecco, ricordiamo, come stiamo guardando dalle immagini adesso, che il podio è stato griffato appunto Birel Art con la vittoria del nostro Giuseppe Palomba, che è in collegamento telefonico, seconda posizione per Riccardo Longhi, by Birel Art. Ecco, qua stiamo vedendo le immagini, ti ha premiato Giovinazzi e Iannone, insomma è una bella emozione penso. Sì, una bella soddisfazione, ho avuto il piacere di conoscerli entrambi, sono due brave persone e è stato un gran piacere essere premiati da loro. Giuseppe, grazie mille per questo collegamento telefonico, un grande in bocca al lupo per le prossime gare, sappiamo che ne avete veramente tante e sì. Che dire, com'è che possono seguirti i nostri telespettatori? È una pagina Facebook, Instagram? Sì, ho entrambe, sia la pagina Facebook
Palomba Giuseppe, appunto, e la pagina Instagram Palomba Giuseppe Official, dove man mano vengono aggiornate tutte le prove, le qualifiche, eccetera. Perfetto. Grazie Giuseppe. Noi ti chiediamo se vuoi ringraziare qualcuno in particolare. Ti facciamo complimenti soprattutto. Grazie. Ringrazio a parte il mio team, il mio motorista che mi ha dato la possibilità di mettermi in mostra e la mia famiglia che mi sostiene sempre. Perfetto Giuseppe, noi ti ringraziamo. Grazie a voi. Ciao Giuseppe. Arrivederci. Buona serata. Arrivederci. Ciao. Anche a... Ragazzi, per questa super puntata è tutto. Io vado a ringraziare la nostra super Benedetta Pettinari, che però stai qua, ci beviamo un po' d'acqua perché tra pochissimo partirà All Race TV. Ti aspettiamo. Questo programma è offerto da Officine.pro, metterci alla prova conviene.